l'altra giornata a Tokyo. Abbiamo avuto l'esperienza più allucinante. Sì, guarda. L'esperienza più allucinante metropolitana. Avete presente quelle immagini che si vedono delle metropolitane di Tokyo super affollate con la gente che spinge? Ecco, quello. C'erano tutti i pendolari, tantissima gente. No, ma cioè, tu dimmi quanto è splendida. Questa zona è Asakusa. Non so se si pronuncia proprio così, però è scritto Asakusa. È la zona, diciamo, un po' più molto più tradizionale rispetto a quelle dove siamo stati gli altri giorni. E quindi ci sono un sacco di santuari, ci sono un sacco di cose tempi, un sacco di cose proprio carinissime. Però è veramente strapieno di gente. Tutti i cavi della corrente intrecciati. Questa città mi sta facendo letteralmente impazzire. No, ma qua è incredibile. I profumi, gli odori poi sono particolarmente carnosi. Sì, a ogni ora del giorno ti viene fame. Cioè, guardate questa strada anche. Fantastico. È assurdo, è tutto assurdo. Io amo questo popolo, amo la loro cultura, amo tutto di loro. Amo la loro educazione. La loro educazione. Proprio. Ma anche il loro modo di vivere, lo stile di vita è pazzesco. Secondo me il tipico occidentale furbo viene qui e si riesce a prendere gioco di loro perché sono troppo gentili ed educati per sgridarti, per dirti qualcosa. Cioè, se arrivano a sgridarti vuol dire che proprio l'hai fatta grossa. Sì, veramente si fanno i problemi. Cioè, guardate qua! Guardate qua. Ogni metro c'è qualcosa, guardate lì, lì. La porta. Allora faccio una foto adesso e poi la faccio anche dentro. Così testimoniamo la fioritura dei ciliegi. Bellissimo. Mi piacerebbe uno di quei cosi lì. Sì, 22 euro, non mica poco. Ah sì? Non avevo visto. Ah, senti che bello, guarda! Queste alghe sono una cosa, come snack, sono una cosa allucinante. Troppo buone. Guarda! Segnalibro. Mamma. Guardate qui che fanno i biscottini proprio al momento con quel macchinario lì, cioè li confezionano. E questa è la porta. Questa dovrebbe essere una delle entrate di questo tempio Sensoji. Ti faccio una foto? Dai. Aspetta. Mamma mia. Oddio, aspetta. Oddio. Ancora, ancora. Che carini. Ma magari sono degli sposini, no? Può essere. C'è dei neosposi. Guarda, guarda. Oddio. C'è uno che se ne sta qua a dormire. Wow. Guarda. Questo è un santuario. E questo è il tempio Sensoji. Guarda là. Hanno la capacità di farti venire fame ogni 2x3. Sì. Hai visto tutti quei... Wow. Che meraviglia. Deve essere una raffigurazione proprio della storia. Eh sì. No, guarda lì. Sono pronti per la festa. Spettacolare. Sì. Infatti mi sa tanto che dovremmo... Anzi, non mi sa. Dobbiamo assolutamente tornare per il 21. Perché ci sarà, mi sa, una festa per l'inizio della primavera. Sì. La fioritura dei ciliegi.
Questo qua è fiorito in anticipo, per esempio. Però infatti stanno già morendo. Questo qua è partito prima. No, ma io sono senza parole. Guarda quell'altra. Guardate quella lì, che bella. Stupendo. Bisogna tirarsi addosso tutto il fumo. Aspetta, che faccio? Vai. Questo mi ricorda quando l'abbiamo visto su Memorie di una geisha, ti ricordi? Legano questi bigliettini. Compenso dei desideri, scritti. Penso di sì. O degli auguri. O degli auguri, qualcosa di questo tipo. Questo è fuori dal tempio. Bellissimo. Che bello. Guarda, tutte le carpe. Oddio. Oddio, guarda. È vero. È vero. Guarda quante. Enormi. Stupendo. Questo qualcosa mi dice che bisogna stare attenti agli uccelli. Questi sono i takoyaki, non vedevo l'ora di assaggiarli dal vivo. Sono moscardini. Questo è nostro, vero? Sì, dai, dai. Però dobbiamo mettergli la... le salsa. Le salsa. Adesso glielo avvolge lì. Una cosa leggera, leggera. Guarda questo. Quando torniamo per la primavera e prendiamo, che devono essere buonissimi. Questo cartellino mi sa che vuol dire che qui non possono venire i gatti e i cani a fare i bisogni, vero? Sorridenti, però, mentre da noi gli mettono una sbarra nera o rossa davanti. Questi in realtà sono tutti finti e li mostrano così i turisti possono capire esattamente di cosa si tratta. Allora, incredibile ma vero, abbiamo trovato sushi zanmai. Per caso proprio. Per caso. E questo è il miglior sushi di Tokyo. Ma a dire il vero, cos'è che avevi letto tu su internet? Sulla CNN. La CNN lo riteneva il miglior sushi al mondo. Sushi del mondo. Guarda quei pescioni là dietro. Sì. Guarda lì invece tutto il riccio. Tutto il riccio lì. Subito? Sì. Un secondo. Ma è vera, è un'arte, è veramente un'arte. Soprattutto nel tempo. E poi soprattutto guarda quanto pesce. Sì. Che sborda dal peso. Ma poi
Vedi che loro lo toccano per pochi secondi il pesce, no? Perché guai a Dio a preservare la freschezza. Preservare la freschezza, ma il calore delle dita non è. Questo è il piatto di Andrea ed è tutto col tonno. Tutto tonno. Tonno vari scottato, tipi. Oh, mamma, tonno magro, tonno grasso. Questa è una tartare di tonno. Rotolo col tonno. Tutto tonno. Questo è il mio. Sai che mi sa che stavolta ho toppato io. La capasanta. Capasanta. No, anche il tuo è buonissimo, tutto col tonno. Questa qua è bellissima. Dopo il super pranzo abbiamo deciso di andare sul... Adesso non si vede più. Dietro questo grattacielo c'è lo Sky Tree. Che tra parentesi, vedete, questo grattacielo è un bicchierone di birra, perché vedete che è tutto dorato. Sopra c'è tutta la schiuma, la vedi? Che c'è qui quella, eh? E sotto quella lì sarebbe la rappresentazione artistica della schiuma, perché questo è l'edificio della Sapporo. Che è la più grande azienda di birra. La più grande azienda di birra a Tokyo. Del Giappone in generale, vero. Mentre là, adesso noi, mentre eravamo al ristorante, abbiamo incontrato una signora giapponese, gentilissima, con cui siamo stati a parlare tutto il tempo, che ci ha spiegato tantissime cose di Tokyo, lei lavora in Italia e tutto, quindi insomma ci ha spiegato... Praticamente fa avanti e indietro dall'Italia una o due volte all'anno e ci ha spiegato un sacco di cose, è addirittura andata a prenderci in un punto informazioni questa cartina ci ha dato il suo indirizzo email. Ma qui le persone sono veramente... La gente qui è fantastica. Esattamente dove andare quando ci sarà la fioritura perfetta. Sì, perché quest'anno siamo molto fortunati, perché quest'anno avverrà con due o tre settimane di anticipo. Quindi mentre stiamo qui in Giappone, oddio mio, quindi guarda che bello anche tu sei intorno. Ci ha fatto un po' da guida, ci ha spiegato un sacco di cose. È stata carinissima, ci ha dato un numero di cellulare, email, qualsiasi cosa abbiamo bisogno di chiamarla. È stata veramente carinissima. Pazzesco. Sono curiosa di vedere la vista da lassù. Da là in alto secondo me sarà spaventoso, perché guarda che sono 650 metri. Sì. Au, amore bellissimo. Guarda! Ciao! Amore! Prima di salire sulla torre ci siamo fermati un attimo in questo negozio che è da pazzi. Cioè, guardate questo negozio, sono tutte cose assurde, pieno di gente, sono pazzi. Carini! Questi mi sa che si mangiano, tra l'altro. Amore, che espressione! Amore, è troppo bella! Amore, guarda che espressione, gli occhi! Guarda! No, lo voglio! Oh, come 12 euro, quasi 12 euro. Questo, da 50 centimetri, quasi 45, 48 euro. Lì, guardate, è stupendo. Questo deve essere una specie di crepe, di biscotto. Eh sì, vero? È tipo un... Oh. Sì, credo che sia salato. Thank you.